Cambio di inquadratura generale, questa inquadratura non l'avevo mai fatta, ma volevo far vedere com'era acconciato il mio tavolo da lavoro, perché come si dice a Roma non so più a chi dare il resto. E allora, già che insomma, ho il tavolo pieno e avevo alcune cose da potervi far vedere, allora ve le faccio vedere in questo video e parliamo del Titanic della Shet in scala 1-200. Mantengo questa luce che sembra che mi illumino d'immenso praticamente e bentornati o benvenuti se siete nuovi sul canale. Questo è Anime dal Mondo, io sono Alex e questo appunto è il canale dove ci sono su un po' tutte quelle cose creative, che parli di modellismo, di creazioni di diorami. Ci sono le serie sul canale di diorami, quindi andatevele a scoprire. Se volete abbonatevi, sotto ci sono tutte le cose che potete sapere. Vi basta sapere che dal primo livello in poi avete anche la mia mail per un supporto e dal secondo livello in poi ci sono video in esclusiva che magari gli altri non vedranno mai, oppure che vedranno molti, molti mesi dopo. Quindi sotto trovate, cliccando su abbonati, tutto quello che dovete sapere. Ma oggi siamo qui a parlare, o meglio, in questo video siamo qui a parlare proprio di quelle cose che stanno attanagliando tutti quelli che hanno fatto o stanno facendo la collana della Shet riguardante il Titanic in scala 1-200. Perché mi sono arrivate un sacco di richieste in realtà. Perché ci sono alcuni pezzi che non sono fatti per niente bene. Mi perdoni Shet, ma ragazzi, il modello in sé è anche bello. Il fatto di mettere dei dettagli che si potevano mettere ma non sono stati messi oppure sono stati omessi è un po' più grave perché comunque si parla di una collana che, come quasi tutta la totalità delle collane da edicola, supera i 1.000 euro alla fine di tutta l'opera. Quindi un minimo bisogna darlo al cliente, altrimenti il cliente se ne va, hai capito? Insomma, allora io oggi invece vi faccio vedere qualcosa che abbiamo migliorato, o meglio abbiamo, diciamo che in concomitanza con i clienti che me lo chiedono e la mia esperienza in questo ambito, insomma, le abbiamo messe insieme e abbiamo detto ok, questo si può fare in questo modo, questo no, questo si può fare, questo no. E quindi sono andato a ricreare la vedetta del Titanic che avete visto in copertina, ma anche altre cose, perché alla fine poi vi faccio vedere anche altre cose. Quindi state qui sul video e se già che ci siete, non so, iscrivetevi, fate qualcosa, condividete, fate qualcosa, insomma, sotto trovate tutti i link possibili e immaginabili. Ma vi porto sul tavolo quel poco spazio che è rimasto, insomma, per farvi vedere soprattutto la vedetta, perché essendo in scala 1-200 io sono andato a vedere esattamente come era fatta questa vedetta, da quello che si poteva capire dalle immagini che ci sono, dalle ricostruzioni che ci sono sul web. Quindi sia i colori che tutto quello che riguarda l'estetica, sono andato a prenderlo da lì. Un po' me l'hanno passati appunto dei clienti o magari delle persone che stanno facendo e mi stanno mandando dei pezzi da modificare o da ricreare o solo da dipingere. Ma insomma, bisognava prendere un po' di immagini perché altrimenti come si faceva? Quindi mi sono andato a documentare, ma adesso vi faccio vedere sul tavolo com'era e come è venuta invece questa vedetta. Poi vi faccio vedere magari qualche altro pezzo. Oggi sono l'uomo dalle inquadrature diverse. Sì, anche questa inquadratura non l'ho mai fatta, ma era comoda in questo caso. Allora, qui abbiamo un po' di pezzi. Qualcuno non si vede, ve lo faccio vedere, ve lo metto qui. Dovrebbe vedersi. Allora, questa è la vedetta ovviamente del Titanic, che vi faccio vedere com'era prima. E avete visto adesso com'è? Vi faccio passare anche le immagini da più vicino.
Tutti i dettagli che avete visto sono stati fatti ovviamente con un minimo, ma proprio un minimo, di lente di ingrandimento, anche perché altrimenti questi piccoli dettagli che avete visto sopra la vedetta, che era quella, insomma, quella torrettina che non so esattamente a che cosa servisse, perché effettivamente non sono mai stato marinaio, quindi non posso saperlo, sinceramente non mi sono informato su quello, mi serviva soprattutto l'estetica, e avete visto come ho realizzato l'estetica per riuscire a stamparlo. Era leggermente diversa solo la parte superiore nel Titanic, per le immagini che avevo e che mi hanno passato, ma in questo modo sono riuscito a stampare quel pezzettino, quindi ne sono veramente soddisfatto. E avete visto anche il cartello sul fianco, che ovviamente non si leggerà mai, ma è fatto proprio anche dello stesso colore, quindi sono andato a ricreare il minimo dettaglio possibile immaginabile. Oltre a quella, quindi oltre a questa vedetta, vedete qua ho due pezzi, questo si vede un po' meglio, vediamo se riesco a farvelo vedere un po' più meglio, e questo è un altro pezzo. Questo pezzo, per esempio, è stato fatto semplicemente la riga superiore che prima non c'era, attaccato ovviamente le finestre, abbiamo forato la parte degli come si chiamano, erano i faretti, erano delle lampade che c'erano sui ponti per far luce sul ponte. Qui non sembra, ma siccome c'era il bozzino, io ho semplicemente forato da sotto a sopra. In questo modo la luce che sarà all'interno non darà fastidio, si vedrà, perché si vedrà dal puntino che è stato forato, ma rimane comunque il bozzettino per non ricreare completamente tutta la plafoniera, perché altrimenti bisognava ricreare tutta la plafoniera e tutto quanto il resto. Qua è stato fatto il lavoro minore, sono state ricreate queste due paratie che prima non c'erano, mi manca da creare il segnale che indica prima classe, perché questo è il ponte di prima classe, e le altre parti intorno, sì, è stato forato questa porta che l'oblò era chiuso, e anche dell'altro pezzo, e di questo pezzo in realtà abbiamo fatto solo questa cosa qui. Quello dove c'è stato più lavoro, anzi dentro qua, è stato anche dipinto di nero grossolanamente, perché solo la parte sotto vicino ai muri, in pratica quando viene illuminato da dentro, poi succede che illumina anche i muri, e quindi bisognava dargli del nero, altrimenti fuori usciva tutta la luce che arrivava e usciva dai muri, sembrava un muro illuminato, quindi non era carina. Il lavoro un po' più grosso è stato fatto su questo pezzo, ve lo metto un po' più da vicino, spero si veda, vediamo se non è a fuoco, lo mettiamo a fuoco, ok, dovrebbe essere a fuoco. Diciamo la parte migliore, sotto è stato dipinto sempre di nero, qua è stata aperta la porta, quindi questa porta l'ho completamente rifatta da zero, ho fatto il foro, ho rifinito la parte centrale della porta, come vedete adesso è aperta a 45 gradi, e attaccato ovviamente la porta, già disegnata con un'angolazione a 45 gradi, in modo tale che si potesse attaccare bene alla parete qua di plastica del pezzo. Qui sono state rifatte un po' le gratine, le ho dovute dipingere e incollare, però altri lavori grossi è stato dipingerle e sostituire le vecchie finestre con queste finestre che sono state acquistate separatamente. Queste non le ho fatte io, le ha acquistate separatamente il cliente, e basta, io poi ho solo dipinto le parti dettagli, ecco, i dettagli li ho fatti praticamente io. Da questa parte è stato fatto poco, questa parte sarà la parte oscurata del modello per come lo deve esporre, quindi non c'era bisogno di aprirlo, ma siccome all'interno di questo punto lui ha fatto i pavimenti, quindi con le tappezzerie e tutto quello che c'era sul Titanic, voleva che almeno si vedesse aprendosi una porta. Questa porta era chiusa, altrimenti non si sarebbe visto, anche se dalla finestra qualcosa vedi, ma vedi molto poco. Con la porta è anche molto più carino, un po' più vivo anche come pezzo, quindi anche questo l'abbiamo fatto. Altro pezzo che sono andato a rifare è questo pezzo qui.
questo pezzo che è un tettuccio che sta proprio in cima al Titanic, dove queste parti erano chiuse, perché qua c'erano delle finestre, che vedete là in fondo, ma adesso ve lo faccio vedere da più vicino. Queste parti qua erano chiuse e all'interno c'erano delle grate. Però se tu mi metti le cosine che si aprono, ma poi in realtà sotto è chiuso, è tanto inutile. E quindi rifatto anche questo pezzo. Qua ci sono i perni, ovviamente, che vanno per l'incastro. E come vedete ho rifatto completamente, vediamo se riesco a farvelo vedere, rifatto completamente tutto il pezzo, completamente da nuovo, aggiungendo ovviamente le paratie sopra, che al cliente si erano rotte, eccole qua, questi corrimano, le finestre completamente nuove. Questo è un pezzo completamente disegnato da zero, come la torretta. Niente di più, che adesso è caduta, poverina, ma è come la torretta, quindi è stato tutto disegnato da zero. Quindi componenti del Titanic, della Hachette, completamente rifatti da zero. In questo caso ho usato una tecnica un po' diversa dalle solite, perché mettersi a fare dei lavaggi su questi pezzi non veniva bene, perché i pezzi sono troppo piccoli e anche il lavaggio, se anche stai attento, comunque ti lascia un grossolano, che per modelli più grossi va anche bene, ma su questi modelli così piccoli non va assolutamente bene, perché rovini un po' il pezzo. Allora ho fatto in un altro modo. Ho dato una base completamente grigia, quindi un primer grigio. E quando ho dato ad aerografo il bianco di cui sono composti, perché alla fine sono tutti bianchi, non ho dato un bianco puro, ma l'ho diluito. In questo modo sono riuscito a far scivolare un po' il colore e, anche se magari non si riesce a vedere, ma ri sono rimaste le ombre dei vari oblò. Quindi sono riuscito a non invecchiare troppo, o comunque non rendere troppo, diciamo così, annacquato dai lavaggi il pezzo, ma è venuto abbastanza naturale, quindi con delle ombreggiature naturali, perché ovviamente il bianco, non essendo puro ma diluito, anche se dato di aerografo e dato con parsimonia e soprattutto con pazienza, ha ricreato questo effetto. Questo effetto che però potete fare anche voi, ma mi raccomando, dovete fare un passaggio alla volta, cioè non potete prendere il pezzo e spraytarlo tutto con l'aerografo. Dovete fare prima la parte sopra, girarlo, fare la parte sopra, eccetera, perché il colore tende ovviamente ad essere molto liquido e tende ad andare un po' dove vuole. Invece, se lo tenete piatto, gli date la spruzzata e poi lo muovete un po' per quello che è rimasto sopra, riuscite anche a giocare un po' con quello che è il liquido che è andato sul pezzo. È una tecnica un po' particolare, che ho scoperto qualche anno fa, ma ho avuto modo di usarla poche volte, però in questo caso mi è tornata utile e devo dire che ne sono veramente soddisfatto. Bene, i pezzi che dovevo farvi vedere ve li ho fatti vedere, e ora, insomma, passiamo ai saluti. E niente, mi piace questa inquadratura. Per finire il video mi piaceva questa inquadratura, così si vede anche il tavolo. Comunque, io ho in mano la vedetta, questa qua piccolina, senza la scala in questo caso perché è ancora staccata, perché il cliente poi la deve posizionare sulla nave. E siccome la scala va messa su c'è un piccolo rialzo, era inutile attaccargliela perché poi magari doveva andare lì, farla ballonzolare, quindi in questo caso la può attaccare sia da una parte che dall'altra e non si ferma più. Comunque, questa vedetta, io sono molto soddisfatto di questa vedetta perché è stato un lavoro molto minuzioso. Mi avevano anche mandato un file della parte superiore e anche di quella sottostante, ma erano completamente da rifare, quindi le ho completamente rifatte perché non si riuscivano a stampare in quella dimensione con questa scala. C'erano anche degli errori in fase di controllo della mesh del modello 3D, erano un po' così cosà, quindi potevano anche non venire, invece sono dovuto intervenire e praticamente l'ho rifatta da zero, ho fatto prima in sostanza, però sono molto soddisfatto perché mi piace con questa tecnica che ho usato, che vi ho detto anche prima, che non è nuova.
diciamo che inizialmente era venuta quasi per caso, ma un po' di anni fa. Poi mi è venuto in mente, ho detto, però questa è una scala piccola, perché fare dei lavaggi per renderlo vissuto o minimo vissuto? Non andava bene, e quindi ho usato quell'altra tecnica che vi ho spiegato appunto prima. Comunque io spero vi piaccia, soprattutto la vedetta, le altre cose ve le ho fatte vedere un po' spot, un po' così, giusto per farvi vedere qualche pezzo del Titanic. Spero vi piaccia, e spero vi piaccia come sia venuta, perché a me piace tantissimo quando si parla di cose così piccole ma che riesco a fare così dettagliate. Sono felicissimo, e con questa luce che mi illumina di immenso come prima, vi auguro di andare avanti a guardare i miei video, soprattutto, ma mi raccomando, fate i bravi, e da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ciao!